Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao Fabio. Beppe, buon anno. Marconi, buon anno. Non te l'avevo detto ancora, non ci sarà visto. Vabbè, siamo visibili spesso. Senti, tutto siamo okay, sì. Tutto ok. Prosegue la nostra ricognizione, il nostro parlare di case popolari passate, future. Stiamo attenti. In che senso? Hai visto? Sei un po' incavolato. Adesso ne parliamo. Sì. Però qui siamo in un nostro vecchio cliente, cioè la nuova struttura residenziale è un vecchio cliente. No? Sì, è vero. Ne abbiamo seguito un po' tutte le fasi. Ti ricordi che il cantiere si era bloccato, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Devo dire che dall'anno scorso ha fatto un passo da gigante, perché è quasi finito, mi sembra. Sì, vedo che ci hanno messo anche gli infissi sulla parte bassa, ancora sono da mettere. Però insomma, è intonacato esterno, sembra che ci siamo. Non so dentro come le rifiniture come punto sono, comunque siamo al villaggio Gattolino, dove c'è questa struttura. Il problema è che il cantiere doveva essere già finito, però aprile 2018. Sì, ma ci sono dei problemi con la vita. Sì, all'inizio, no? Poi qui vediamo che tutto, non vediamo nessuno al lavoro. Un anno di ritardo forse ce la faranno. Siamo quasi un anno di ritardo. Un anno di ritardo ce la faranno. Secondo te è normale? Beh, purtroppo quando si lavora nell'edilizia questo è il problema. Dei ritardi. Continuamente, guarda, non soltanto nel pubblico ma anche nel privato, ci sono sempre problemi su problemi, imprese che prendono più lavori, che vengono un giorno, l'altro giorno non vengono, poi manca gli elettricisti, manca gli idraulici, coordinare il tutto, insomma non è facile, dai. Non è facile. Insomma, hai fatto... Non so se arrabbiare o sorridere, come ha detto lei, l'assessore Nisini, perché quando abbiamo fatto la puntata la settimana scorsa in cui parlavamo della sostituzione dell'amianto in via Malpighi, tu hai detto sostanzialmente che secondo te c'è una certa strumentalizzazione, no, di queste vicende, e l'assessore si è sentita tirata in causa, diceva come? Questa vicenda dell'amianto in via Malpighi non se ne è mai interessato nessuno. Io ho ascoltato e sono intervenuto, ho aiutato questo centinaio, non so quante sono le famiglie, le persone coinvolte, e quindi dice semmai sei te, sei abituato te a strumentalizzare queste vicende, capito? Ma io non voglio entrare nel merito, guarda. Voglio dire semplicemente buon anno all'assessore di Siripi, lei mi sembra giusto di dirglielo. Sicuramente era stressata dal lavoro parlamentare in Senato con la nuova finanziaria che è stata, mi sembra, battuta. La Senato era già passata. Sì, mancava la carica ancora di tutto. L'ho vista anche in televisione su Rai 1 che era tutta impegnata lì, quindi di conseguenza era stanca. E mi dispiace che non segua SOS, perché se seguiva SOS si rendeva conto che certe problematiche sollevate da me in quella puntata sono le stesse che ho sollevato anche negli anni precedenti. Quando c'era il centro-sinistra. Quindi io il mio pensiero della politica è quella e lo ribadisco. E per chiudere voglio dire soltanto una cosa. Se la Nisini si sente come me, mi fa piacere, vuol dire che deve essere solo, siamo in due. Cioè? Non ho capito questo. Non l'ha capito. Ho detto se l'assessore Nisini si sente come la penso io, cioè che la politica la fa per la gente, certo. Questo mi fa piacere. Quindi non mi sento più solo, mi sento accompagnato da lei con gli stessi progetti e le stesse idee. Ho capito. È così. Tra l'altro tu non avevi parlato di nessuno in particolare. Assolutamente no, io ho parlato del sistema, che per me il sistema è questo, e quindi di conseguenza lo ribadisco che per me il sistema è quello. Se l'assessore Nisini non ci si vede in quel sistema, mi fa enorme piacere, non sono solo. Il sistema che si fanno le cose solo per interesse politico, quello volevi dire? Esatto, per interesse politico denigrando la parte avversa. Questo, come dicono tu sempre... Cosa non hanno mai sentito da me, posso sentire tutti i filmati e tutte le registrazioni su di me quando io ero a fare il vice sindaco. Non ho mai detto la precedente amministrazione, ho sempre fatto. Invece qui è uso e consumo dire sempre, quando c'è qualche problema, ma la precedente amministrazione. Comunque, vediamo, speriamo di vedere la luce questo... Questo palazzo qui l'ha già visto la luce. La luce l'ha vista. Soltanto da vedere l'inaugurazione. Anche le tapparelle. Quindi. Le famose tapparelle. Tra l'altro qui dovrebbe venire anche il centro di aggregazione, come c'è scritto lì. Ah sì? Non lo sapevo. Centro di aggregazione. Bene. Largo 2 giugno. Siamo quasi un anno di ritardo. Speriamo che si muovano. Sì. Anche perché la gente... Cioè, gli italiani lo fanno. Per gli italiani. No, non lo so, per chi lo fanno. Che ne so. Per gli italiani. Solo italiani. Con la nuova normativa. Il nuovo decreto sicurezza che alcuni sindaci non la vogliono applicare, no?
Vabbè. E Salvini ha detto ne risponde che hanno legalmente. Qualche sindaco salterà. Io penso che non sia il modo quello che del sindaco di poter fermare un decreto legge dello Stato. Italiani o no che siano, qui c'è gente che aspetta la casa, bravo, che è in graduatoria, aspetta la casa, e alla gente delle lungaggini dei cantieri non gliene può e delle chiacchiere politiche, meno ancora. Questa ce l'hai voluta mettere nel finale, come chiosa. Ci vediamo domani. Ciao.